Scegliamo Pistoia, lo slogan di Roberto Bartoli, il primo candidato alle primarie del centro-sinistra alla corsa per il nuovo sindaco della città. Bartoli si è presentato ufficialmente in un incontro allo spazio Melos. Vediamo. Ha scelto il Melos, pieno in ogni ordine di posti, Roberto Bartoli, per dare il via ufficialmente alla sua corsa a sindaco di Pistoia. Un luogo della città dedicato alla musica e ai giovani, giovani che in tanti lo hanno ascoltato parlare e suonare nel comizio che segna il via alla campagna per le primarie del centro-sinistra in vista del rinnovo dell'amministrazione del comune capoluogo. Bartoli ha voluto bruciare tutti sul tempo, degli altri candidati per il momento si conoscono solo informalmente i nomi, usando come slogan un invito: scegliamo Pistoia. Perché questo gioco d'anticipo rispetto alla data delle primarie? Per dare la possibilità a tutti di partecipare davvero alle primarie. Per troppo tempo ci siamo occupati di giochetti, di giochini, chiusi nelle stanze, apriamo, mostriamoci, con coraggio facciamoci vedere. 38 anni, sposato, padre di due figli, professore di diritto penale, poeta per passione. Questo è l'identikit di Bartoli dal 2007, consigliere comunale a Palazzo di Giano con il Partito Democratico. Qual è la sua Pistoia? La mia Pistoia ha due caratteristiche fondamentali. La prima, una enorme unità. Bisogna tornare a fare gruppo, squadra su tutti i livelli. In secondo luogo, io dico, dirò e ripeterò all'infinito, liberare Pistoia nel mondo. Cosa significa questo? Significa che a Pistoia ci sono tantissime attività, eccellenze di primissimo piano, penso al vivaismo, ma a tante realtà imprenditoriali, le quali incrociano costantemente il mondo e che la città non conosce e che l'amministrazione fino in fondo non agevola completamente. Noi abbiamo una politica che è sostanzialmente una tinozza con dell'acqua ormai veramente stantia. L'acqua si potrà rinnovare se a questa tinozza portiamo acqua nuova. Queste primarie come le vede? Pensa di poter vincere? Io penso che me la giocherò interamente, me la giocherò interamente perché appunto alcuni stanno nella piscina a sguazzare e io ho deciso di andare nel mare, di incontrare le persone, di ascoltarle e di creare un reale e vero noi.